città d'arte che diventano parco giochi, cioè c'è molta questa questione del fatto che non sono più abitate da abitanti veri, ma sono solo B&B e ristoranti. Molte città diventano questo. Ci sono dei posti che sono nati per essere città ideali e sono state progettate per... Questo è. Pensa a Washington, cioè anche Washington è così e non è una città parco giochi, tutt'altro. Però presenta chiaramente una pianificazione che risponde a delle aspirazioni di comunicazione. Quindi io già da questo punto di vista considererei sempre che tutte le città sono di principio, tutte le città in quanto luoghi nati per l'umano appaesamento sono da una parte la proiezione, diciamo, degli stilemi culturali in voga nella pianificazione del loro tempo, dall'altra l'insieme di tattiche o pratiche spaziali, o come dice un fenomenologo americano, place ballet, che avvengono nell'ambito di questi spazi e che possono essere ovviamente molto diversi da quelli previsti. Il problema è il soffocamento che ha in alcuni ambienti di pratiche assolutamente non varie, non tattiche, ma che ti vengono fatte passare come se fossi tu a sceglierle. Questo è tutto. Cioè, questo in genere funziona molto bene nei paesi di dimensione medio-piccola. Allora, se vai, io dico tre paesi: Cassis in Provenza, Montepulciano in Toscana e Taormina in Sicilia, hai quell'esperienza che ci tescono. Anche Cioè, Mykonos, e forse. forse anche Mykonos, ma prima ho detto anche questa roba meravigliosa, pazzesca, dal punto di vista della geografia fisica, che è la Civita di Bagnoregio. È completamente turistico, completamente, non c'è più niente. Allora, poi, detto tutto questo, attenzione, pensare che il capitalismo abbia inventato il loisir spaziale è un errore. Cioè, per loisir spaziale intendo appunto dire città che servono solo al consumo, magari non era a fini di consumo, però il parco di Bomarzo che c'è nel Viterbese è un parco dove nel 1600 hanno costruito statue di mostri. E l'obiettivo nel 1500 e nel 1600 era chiaramente quello dello stimolare la meraviglia. Quelli sono proprio i secoli in cui l'estetica comincia a separarsi da fini, che ne so, di conoscenza, di edificazione morale, cioè comincia a diventare un po' fine a se stessa. I castelli cominciano ad dotarsi dei cabinet, delle meraviglie, per fini di stupore, di meraviglia. Poi l'economia se ne impossessa, ma di per sé il fatto di avere luoghi non predisposti né alla conoscenza né all'abitare, ma alla meraviglia, non nasce con Walt Disney. Però qua entriamo nelle opinioni, questa è una mia opinione. Probabilmente è sempre una questione di bilanci nelle cose anche. Cioè, la questione non è, diciamo, contestare queste cose sulla base di qualche moralistico argomento del tipo: ah, invece i luoghi veri sono quelli in cui la gente vive, fatica, cioè, ma la gente se fatica fa apposta a crearsi dei luoghi di loisir, non è che è sempre successo. A volte, soprattutto nella filosofia critica a sinistra, c'è, cioè, ho notato un sottotesto moralistico del tipo: vabbè, però quella roba lì non è la vita vera. Ho capito, ma cos'è la vita vera? Cioè, la vita vera è un bel luogo di lavoro. Ma allora no, oggi difendiamo i paesaggi industriali, perché sono anche quelli espressione di un mondo in qualche modo beato in cui gli operai, le cose. Ho capito, ma i paesaggi industriali invece erano una minaccia per il mondo precedente quando sono nati. Venivano vissuti ed erano oggetto di una critica radicale. Quindi c'è sempre una storicizzazione da fare quando si cade nel punto di vista dell'opinione. Invece Disneyland, cioè i veri Io non luoghi, vedo, cioè, giostre, cose così. allora, gli americani sono ancora più, rispetto agli europei, sono più cinici, sanno che c'è il mercato dietro, basta. Ma insomma, però di nuovo qua davvero la mia opinione, quindi... Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: ma l'infanzia di qualcuno di noi sarebbe stata molto diversa se non ci fosse stato Paperino? Per me sì. E probabilmente per te Dylan Dog o qualcos'altro. Ma il fatto che ciò che vive prima in immagine poi si trasferisca nella realtà non è mica nato col capitalismo, eh. Poi il capitalismo ci ha fatto un baraccone per far soldi. Ma sarebbe come dire che il cinema, siccome dà l'apparenza del movimento, ma in realtà, voglio dire, Iron Man non è mai esistito, quindi chi se ne frega, è tutta una bugia, serve solo a far soldi, il cinema non è un'arte. Allora, non ti sto dicendo che Disneyland è un'arte, però sto dicendo che c'è una dialettica tra realtà e rappresentazione, tutte le rappresentazioni, comprese quelle ideologiche, in cui la rappresentazione gioca una parte attiva nella costruzione dell'esperienza.
non è solo una cosa che uno decostruisce e dice, boh, ora abbiamo finalmente la verità. Perché fosse così, dovremmo stare in una specie di mondo nel quale non c'è nessuna rappresentazione. Per esempio la concezione di Baudrillard, che su Disneyland costruisce tutta una descrizione dell'Orange County come mondo della fantasia pura, che però è negativo, non simulacra, non c'è la realtà, eccetera. Io lo condivido fino a un certo punto. Ho trovato critiche anche di ispirazione marxista alle disuguaglianze dell'Orange County molto più effettive, penso a quella del geografo californiano Sawyer, che però riesce a tenere questa critica senza precipitare in questo passatismo eurocentrico di cui danno prova in particolare i francesi e gli italiani, ma molto spesso un po' tutti noi. Cioè, Los Angeles, infatti, per me è, nel mio libro, lo spaesamento. Nel male, ma anche nel bene. Da Los Angeles si può imparare, e non è affatto vero che Los Angeles è solo la proiezione di fantasmagorie fatte perché qualcuno ci possa speculare sopra. Però bisogna andarci. Los Angeles si chiama Nostra Signora degli Angeli, è una città messicana e c'è il 60% della popolazione che in americano non lo parla neanche. E vive nello spazio accanto, sopra, contro questa rappresentazione molto artefatta, che però è l'unica che sopravvive nella critica europea. E la critica europea è abituata ad avere il suo bel centro storico, per lo più comperato dai russi e dagli americani, ma di questo non parliamo perché ci vergogniamo. Però noi abbiamo il nostro bel centro storico e poi la periferia, che in genere è brutta perché è colpa degli americani che hanno imposto il loro modo di stare nel downtown, nel, come si chiama, no? È più complesso di così. Cioè Los Angeles, per esempio, è una città di straordinario interesse. È un laboratorio in cui convivono e confliggono, ma a volte convivono, Halloween e il Dias de los Muertos. Ma convivono proprio, anche spazialmente. Ci sono dei momenti in cui, quando col Dias de los Muertos, la zona anche della downtown viene coperta di ofrendas. Alcune di queste hanno uno scopo critico. Raccontano delle persone che sono state ammazzate dalla polizia, magari neri oppure latini. Però quello spazio, se lo prendono, gli verrà riconosciuto. Adesso è ovvio, no? Che c'è una negoziazione, non è mai sempre un conflitto radicale. Ecco, per esempio, nella critica europea, Los Angeles è la città che ha fatto esplodere per prima, poi tutti gli altri l'hanno fatto, ma che ha fatto esplodere il confine che dà l'idea del luogo. Ma che discorso è? Lì l'idea del luogo era che la Nostra Signora degli Angeli era una città di 1000 abitanti, mano a mano che le migrazioni arrivano, la città nuova si è fatta, non può essere paragonata a una città europea. Questa è una città di enclave, è una città di quartieri, non sono luoghi quelli, ma io ho avvertito una pesantissima dimensione locale invece. Nel senso che se tu ti sposti da un quartiere all'altro, devi rispettare profondamente l'etnia che stai toccando. Però, per esempio, a far convivere forme etniche molto diverse fanno più fatica le metropoli europee di quelle americane. Per me la cosa decisiva dal punto di vista geografico proprio di questo discorso è che il senso dei luoghi non può essere del tutto scisso dalle rappresentazioni che vi si sedimentano. Che siano rappresentazioni convenzionali, che siano cartografiche, che siano pittoriche, ma che siano anche di questo tipo, cioè anche vestire di nero e con scheletri Brooklyn è una rappresentazione. Anche decidere di fare la Torre Eiffel a luci brillanti a ogni singola ora, no, tutte le ore, no, è una scelta rappresentazionale che serve a dire questa è Parigi. Ogni cosa serve a dire cose diverse, però il punto è che i luoghi si fanno grazie alle rappresentazioni, perché credo che questo è un punto filosofico di fondo, rispetto al quale anche la teoria critica si deve misurare. C'è stato negli anni 80, soprattutto 70-80, dove la teoria critica cominciava a sconfinare nel postmoderno, ha fatto moltissima decostruzione delle rappresentazioni. Forse anche Baudrillard va inserito in questa teoria, in qualche modo, anche se c'è una più spinta vocazione eurocentrica lì. Però comunque è stato molto diffuso, anche negli Stati Uniti lo facevano, no? E un po' la tendenza a dire, primo, tutto è rappresentazione, quindi la realtà non c'è un po' più, secondo, però tutte le rappresentazioni sono ideologiche, quindi tutta ideologia io posso liberare questa cosa. L'impressione che ho è questo. Impresa assolutamente meritoria nella misura in cui si tratta di riconoscere i condizionamenti delle rappresentazioni, per esempio per quanto riguarda la cartografia,
sapere che carte geografiche hanno elementi convenzionali che non riflettono la realtà, ma che riflettono i punti di vista dei cartografi, veramente, oppure dei loro committenti, è fondamentale. Non fino al punto però da negare il carattere già sempre, in qualche modo, anche rappresentazionale della realtà spaziale. Cioè, la realtà spaziale è sempre una scrittura sovrascritta. Per questo che anche io mi sono arrovellato tanto, tanto, tanto sulla parola geografia, come parola. La parola geografia ha qualcosa di magico dentro. Cioè, è l'idea, non solo che la realtà è lì e io la disegno, ma che disegnandola contribuisco a farla, la realtà che sto disegnando. E questo va da una parte svelato, per vedere anche se tu magari hai qualche intenzione ideologica, ma dall'altra però va riconosciuto come un elemento consustanziale alla realtà. Però questo è un altro grandissimo tema filosofico. Tutto ha a che fare con lo statuto dell'immagine. Cioè, la nostra civiltà ha una storica iconofobia, risalente a Platone, probabilmente, ma c'è molto nel cristianesimo. Cioè, l'immagine è qualcosa di esterno alla realtà, che deve essere criticata proprio in quanto esterna, però siccome è sensibile, cioè siccome ha a che fare con la nostra pelle, col nostro corpo, è anche un po' minacciosa, perché è contemporaneamente falsa ma seducente. E quindi deve essere eliminata, perché rischio di pregare il bel quadro di Dio anziché Dio. Rischio di innamorarmi di una donna per la sua pelle e non per la sua interiorità. E via, e via, e via. Questo ha impedito di vedere molte volte che però quella pelle è la pelle di un'interiorità. Qual è l'origine del dipinto di Dio? È il tentativo di renderlo presente anche ai nostri sensi. E quindi l'immagine non è solo qualcosa che viene da fuori, è il tentativo, al contrario, di renderlo più reale. Perché sennò è solo un invisibile. E allora questo potrebbe valere anche per la geografia, tutto sommato. Cioè, la realtà dell'immagine è una realtà. Fa in modo che la realtà si presentifichi. In queste azioni di presentificazione della realtà, attraverso l'immagine, la realtà cresce, si nutre. Gadamer avrebbe detto aumenta. Oggi si parla di realtà aumentata. La prima realtà aumentata è il disegno. E allora, in questo senso, la geografia mi sembra veramente una cosa interessante, perché significa che, a differenza di molti altri pianeti, la Terra è quel pianeta, la Gea della geografia, che per essere conosciuto e capito chiede di essere disegnato. E da disegnato poi tutto, cioè andiamo dalle incisioni rupestri dei preistorici fino alla realtà aumentata dei nostri smartphone o delle automobili del futuro. Ma il punto è sempre lo stesso. È che l'umano ha bisogno di vedere la Terra attraverso uno strumento mediato per orientarsi, per capirla. La mediazione rappresentazionale è assolutamente fondamentale, perché se invece io considero solo la mia modesta natura mortale, la Terra è insaturabile, come piace dire a me, allo stato attuale del mondo, l'umano è ancora immerso nella sua Terra, anche se la sta demolendo. Per dominarla ha bisogno di una mediazione rappresentazionale.